Video recensione dedicata a Tekken Revolution, il titolo è della Namco Bandai. Il gioco lo possiamo definire come un picchiaduro free to play, dopo andiamo a vedere il perché. È disponibile da qualche giorno su PlayStation 3. Free to play perché? Perché il gioco è disponibile gratuitamente. Avremo a disposizione 8 lottatori inizialmente e poi avremo appunto la possibilità di comprare, quindi andare a comprare altri lottatori. Tra le modalità di gioco, la partita classificata, quindi andare a giocare online contro altri avversari umani. Poi abbiamo la partita del giocatore per andare a cercare battaglie con altri giocatori ed amici. E poi ovviamente il single player, che è la vera e propria battaglia arcade. Avremo inoltre la possibilità di potenziare i nostri personaggi, adesso lo andiamo a vedere, sotto 3 punti, la forza, la tempra e il vigore. Ora ovviamente hanno tutti 0 perché ovviamente non sono stati ancora potenziati. Tutto questo permetterà quindi di migliorare le caratteristiche dei nostri personaggi e quindi di andare a definire quali sono gli aspetti più importanti ovviamente dei nostri lottatori. Poi le altre voci sono relative alle opzioni, dove potremo impostare le opzioni di gioco come l'audio, la musica, gli effetti, i sottotitoli, la posizione della battaglia. Ovviamente partiamo sempre da sinistra, oppure la possiamo spostare sulla destra. La configurazione dei comandi, quindi del controller. Poi torniamo indietro e poi abbiamo le impostazioni relative alla visualizzazione e ovviamente i riconoscimenti del gioco. Ovviamente poi il link relativo al PlayStation Store, sulla destra le informazioni ed in basso tutte le informazioni sul nostro profilo. Vedete, amante tecnologia, le vittorie, le esperienze, sono arrivato al livello 2. Ora abbiamo una partita, così vediamo subito il funzionamento. Come vi dicevo, 8 personaggi disponibili inizialmente, ovviamente tutti gli altri come vedete accumulano punti premio per sbloccare nuovi personaggi. Eccoli i vari personaggi, ve li faccio vedere. Ora facciamo una partita con King, così vediamo subito il funzionamento e il gameplay di questo titolo. Quindi, come vi dicevo, è un picchiaduro free to play perché ovviamente è disponibile gratuitamente, ma poi potremo andare a comprare tutti i vari pacchetti per potenziare i lottatori e per comprare nuovi lottatori soprattutto. La cosa molto interessante, adesso ve la faccio vedere prima che parte la partita, un'altra cosa, vedete che il titolo è anche localizzato in italiano. Cliccando con il tasto Start potremo andare a vedere l'elenco delle mosse, quindi ci fa vedere tutte le varie mosse, sia quelle speciali che quelle critiche che quelle base, che ci permetterà quindi al meglio di capire, quindi di scoprire tutte le potenzialità di ogni personaggio. Vedete, King ha ben a disposizione 194 mosse. Partiamo subito con la partita, così vediamo subito di vincere questo primo round. Così vediamo un attimo il gameplay, grafica veramente molto ben curata, sia sotto l'aspetto degli ambienti sia sotto l'aspetto del dinamismo degli ambienti. Come vedete, nello sfondo si muovono tutti i personaggi a schermo. Ora vediamo se riusciamo a sconfiggerlo, facciamo qualche calcio fluttuante così che lo andiamo a uccidere. Andiamo a fare il secondo round, ovviamente ne dovremo vincere 2 su ovviamente quelli disponibili, quindi dovremo cercarne di vincere 2 a disposizione. Vediamo se riesco a fare la mossa, quella del salto in avanti, che lo capisce, non sono riuscito, però comunque ho fatto un KO. Abbiamo vinto con facilità 2 match e quindi passiamo a quello successivo. Quindi veramente un ottimo picchiaduro, poi con la formula del free to play è veramente ottima perché potremo appunto andare ad ampliare il pacchetto lottatori. Molto interessante la possibilità ovviamente di andare a potenziare i nostri lottatori, tutto ben curato sia per quanto riguarda il dinamismo degli ambienti ma anche la cura grafica degli stessi. Andiamo a fare un calcio, vinciamo questo gameplay, così possiamo terminare con una bella vittoria questa partita. Quindi niente, vi saluto e andate sicuramente a scaricare questo gioco che è disponibile gratuitamente su PlayStation Store. Alla prossima!